puntato giù a fare, quindi non so se sono in grado di farlo o non farlo, quindi abbiate un po' di pazienza. Grazie, questo qua mi incoraggia. Iniziamo a dare un piccolo racconto della prima banda che entra. Allora, Società Filarmonica Gaetano Donizetti, così era chiamata la banda d'Afori quando si è cominciata a costituire nel 1853 all'interno del Palazzo Litta, facevano delle prove. Il Palazzo Litta è un palazzo nobiliare ad Afori, addirittura frequentato da Manzone e Hayez. Insomma, non è una cosa da poco. Nel 1945 la banda d'Afori comincia a uscire con Il tamburo della banda d'Afori, scritta da Panzeri e Rastelli, musica di Nino Ravazzini. Le parole di questa marcetta diedero dei problemi a Panzeri, che fu convocato dal capo della censura perché Il tamburo della banda d'Afori comandava 550 pifferi e guarda caso 550 erano i consiglieri della Camera dei Fasci. Thank you.
mille. Capobanda Mattia Oggioni. Cosa possiamo dire di questa banda? Nella propria bacheca musicale vanta anche la pubblicazione di due CD. Nel 2006 il CD Cent'anni in musica e nel 2009 il CD Ciak si suona. Per cui chiamerei, inviterei la banda San Damiano San Dalbino di iniziare la propria marcia. Thank you.
2015 ha partecipato al concorso bandistico nazionale Città di Vimercate ottenendo il primo posto. E allora di cosa parliamo, no? Prego, guarda la, con la marcia Happy Day. Voilà. Thank you.
1894, quando questo stadio era un comune, agreste, agricolo, un gruppo di appassionati di musica si radunano in un baretto, forse in via Adriano. Ma la storia è lunga, per cui andiamo avanti. Nel 2017 abbiamo festeggiato i 125 anni, scusate, i 120 anni della banda. Grazie da Nino Donato, per cui possiamo dare inizio. Il presidente Giuseppe Bresciani non poteva mancare, perché è quello che sostiene moralmente la banda. Appassionato di musica come non mai, è lui che ci sostiene. Questo è un applauso, dai, facciamo, tiriamocelo fuori. Bye.
grazie. Thank you.
Antonella mi aiuta. Allora, la prima cosa, diamo il nostro gagliardetto, facciamolo vedere al pubblico. Grazie. Il maestro Bresciani che vuole avvicinare, lo ringrazio. Il nostro gagliardetto. Prego Antonella, vai, consegna a Mattia. Un altro. Marcello, maestro Marcello là, al maestro Castiglioni, benissimo, adesso, voilà, boh, li ho presi, questi sono di Brugherio, allora, al maestro Castiglioni, a Fabio, il nostro maestro Fabio Renosto e al nostro Marcello Ronchi.
Andrea, vai a prendere l'altro pochettino, grazie. Noi siamo genuini, non è che abbiamo le vallette così, quindi facciamo quello che possiamo, signora. Un applauso, grazie. Vogliamo, siamo veri. Allora, voilà, questa è la banda d'Affoli. Prego. Al maestro Fabio Renosto per la banda di Crescenzago. Voilà. Al maestro per la banda di Carugate. E per la, la banda di Brugherio. Eccola qua. C'ho un cofanetto pieno di moneta, quella di me la prendo io. Scherzo. Grazie mille. Allora, il maestro, il presidente Bresciani, se vuole avvicinare un attimo. Tieni. Grazie Antonella, sei molto gentile, grazie. La foto è d'obbligo, come foto ricordo. Il prossimo anno faremo il bis. A settembre del prossimo anno.